effetti. It's getting in my shoes. Siamo finiti in mezzo al fango. I don't believe it. Sì, in effetti sembrerebbero. Sono dei maiali morti. Oh 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 oh. Ratti. Mamma mia. La peste è tornata. Allora, sto cercando di capire come procedere. Perché io potrei andare là. Calm down. It's all right. They can't reach us. Come on, let's go. Vai, 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 vai. Ok. Poi dobbiamo scegliere bene la strada da percorrere. The night is making them come out. We'll be all right if we stay away from them. Non ho visto dov'è. Da dove sono saltati fuori, comunque. We need fire. We have to get out of here. Sbrigati. Andiamo, 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 andiamo. Mamma mia, mamma mia. Finalmente un po' di tensione. Ok. Ok, ok, ok. Ma tanto mi sa che sono distratti dal sangue, comunque. Sono distratti dal sangue. Qui è pieno, eh. Ecco a cosa servivano tutti quegli animali morti. Allora, ho recuperato delle rocce. E adesso? Di lì non possiamo andare. Di là non si può andare. Ah, ok. Trovato, trovato, trovato. Usiamo le rocce e così possiamo sbloccare la fionda. Non avevo visto che c'era quel paletto. Vai. 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 Ok, altra torcia. Lì è pieno di ratti. Quindi lì non si può procedere. Anche se ci sarebbe della roba interessante là in cima, vedete? Però tanto secondo me ci torneremo. Infatti. Allora, dobbiamo salire lassù. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Ah, c'era qualcosa. C'è qualcosa qua. Allora, aspettiamo un attimo che questo ramoscello si consumi. Così ne prendo un altro, perché sennò, se partiamo già con una torcia così corta, non arriveremo mai in cima. No, però adesso ho sbagliato di nuovo. Devo accenderla quando arrivo là vicino, perché sennò arrivo là che è già finita. Allora, prendiamo il legnetto e lo accendiamo quando arriviamo là. Allora, là ci sarebbe un fuoco. Proviamo. Però sbrighiamoci. Dai, via dalle scatole, grazie. Accendi questo. Perfetto. Ok, poi prossima meta là sotto. Però passiamo un attimo larghi, perché se mi infilo dentro al fango non esco più. Ok, per un pelo. Per un pelo.
Qui c'è del cuoio, c'è anche del tessuto. E dobbiamo spostare questa, mi sa. Let's push this. Ok, allora ce la facciamo. È un po' pesante, eh. È un po' pesante. Come on. Nearly there. Però è l'unico modo per raggiungere la fattoria. Sì, ma guardate quanti animali. Maybe to contain the rats here. Spingete, ragazzi, spingete. Sti ragazzini sono forti comunque, eh. Stanno spingendo un affare che non so quanto pesa. Supera una salita. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. We did it. We made it. Hello, Laurentius. Shh, Hugo. But what if it's not the Laurentius? Silenzio, silenzio, Hugo. Sorry. Raggiungi la fattoria, ce l'abbiamo fatta. Trova Laurentius. Oh, those bags look heavy. Rotten I'm sorry about your friends. Must be to feed the pig. Ah, un maiale ancora vivo, l'unico sopravvissuto. Andiamo a vedere dentro la stalla. Dubito che sia qui, però magari troviamo qualcosa di interessante. The rats must have been here. Sì, c'è uno scheletro di un cavallo. C'è un baule, non l'avevo visto questo baule. Prendiamo tutto. Il salnitro ne ho a volontà. Qui c'è un cavallo. Ciao, bello. Hello there. Not a night to stay outside, eh? Però se c'è un cavallo, secondo me c'è ancora qualcuno qua. Proviamo ad aprire questa porta. It's locked. È chiusa. Amicia, a flower. Hugo. Un altro? This is not really the time, you know. Please. All right. Go ahead. It's called Granny's bonnet. Di nuovo. Ne avevamo già uno arancione. She would be less lonely. Comunque questi fiori rappresentano qualcosa, perché avevo letto qualcosa da qualche parte. All right. Let's go. No, qui non c'è niente, quindi torniamo indietro. Ah, attenzione, c'è una finestra. Hugo, Hugo, prova ad aprire la porta. And be very careful, right? Yes. Non ci avevo fatto caso. Bravissimo. Non ti incastrare però nella porta. Allora, c'è un tavolo da lavoro. It smells funny. It's alcohol from the stills. Facciamo che vedere se... No, non possiamo far niente. C'è qualcuno. C'è qualcuno da qualche parte. Magari si trova sopra qua. Who are you? Magister Ciao. Laurentius. Stop right there. He's contagious. Hugo. Here. The Inquisition came. We lost everything. There was nothing I could do. I... Oh, of course. They came for him. An evil. An ancient evil. Courses through your family's veins. In its blood. Your mother and I attempted to slow its progress. But ever since the Great Break, the process has quickened. You must protect him, Amicia. Continue your mother's work. Me? But how? My parents tried and now they are both dead. Leave me alone. Attenzione.
They're here. The rats are dangerous, but disorganized. The Inquisition, however, they seek the boy tirelessly. We have to disappear. Head to the Chateau d'Ombrage. Lucas, go to the barn. You will finish the Ignifer. Don't try to talk. I will prove myself. I'm sorry about your parents, but you're not alone anymore. We have to move fast. You can help me make the Ignifer. It will protect us from the rats. Ah, uno strumento. Non l'ho visto però nella stalla. Prima l'hai cacciato via, insomma. Allora, torniamo nella stalla. Ecco, lo sapevo. Di qui si può passare? Sì. Ah, qui c'è qualcosa. Non lo so, lo scopriremo. Altre pietre. The life of an alchemist. It's very pretty. Oh, the hams. Good idea. Ah, but allora, the light. The lantern. Intanto. It's all right. Do it. There. Oh, sorry. There. Don't worry. Volevo far cadere la lanterna, ho fatto un casino. Usiamo i prosciutti. Infatti avevo visto due prosciutti e ho detto, qua salteranno fuori sicuramente i ratti. Give me your hand. No. L'hai allontanato. Very well, but stay close to me. Are you two okay? Andiamo ragazzi. It's been Hugo. Vieni, vieni. Mi sa che Laurenzio si è condannato, comunque. Oh no. Che te pareva. They're everywhere. We have to reach the back of the barn. We can't leave without the Ignifer. How are we going to do it? Come facciamo? Allora, un modo ci deve essere. Sto cercando di capire come caspita possiamo fare per arrivare dall'altra parte. Qui la fionda non la posso neanche utilizzare. Non ci sono degli stecchini, qualcosa. Hugo dov'è? Dead or alive. No, non ditemi che dobbiamo sacrificare il cavallo. È il maiale. Dobbiamo sacrificare questo maiale. I see. Let me help you. Are we going to feed him? Diciamo di sì, va. Sacrifichiamo l'ultimo maiale. Mamma mia. Scelte difficili, eh. Scelte difficili, però o noi o loro. That's it. Make sure you're too bubbly or you get stomached. We have to make sure it stays. I'll close the door. Allora, questo lo posso prendere? No. Chiudi tu la porta o chiudo io? Ah, ok. There's a ladder down the side. Come on, let's go. Ah, ok, perfetto. Non lo buttiamo proprio in mezzo ai ratti. You can sulk if you like, but stay close. Aspettate, questo non l'avevo visto. Altro baule e altra roba. Climb up. Andiamo, andiamo, andiamo. Sì, semplicemente li abbiamo attirati. Li abbiamo attirati davanti. The light. Yes. Ah no. Hugo, look away, please. Why?
Allora, lì c'è una luce. Non possiamo scendere, perché se scendiamo... Qui non si può scendere, eh? Perché se scendiamo ci mangiano. Sto cercando di capire cosa potremmo fare. Ah, questo. No, Amicia, what are you doing? Dobbiamo sacrificarlo, quel povero maiale. Eccolo. Se lo stanno mangiando. We have to get the rats away. It's horrible. You're just like all the others. Hugo, there was no other way. Vai, 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 muoviamoci. Alla fin fine, yes, of course, l'abbiamo dovuto sacrificare. Era l'unico modo per riuscire a passare. Come on, over here. Dove sei finito? Ah, era sparito per qualche secondo. Watch your step. This is more than just a doctor's lab. My master is also è un alchimista. Laurentius è un alchimista, mi sa. Your name is Amicia, right? I'm Lucas. I would like to show you something, but it requires... Sì, aspetta che recupero un po' di roba, perché qui c'è parecchia roba interessante, eh. All right. Alcohol and sulfur. Alcohol, sulfur. That's every demons. Qui ci sono dei topi. An alchemical blend. I'm dissolving the reagents. Oh. It looks like they spent quite a bit of time here. Alchemy. Lucas, why am I not ill like Laurentius? He was bitten by this a rat. Levitae extractum sic. Is he going to die? Latin. I'll do everything to make sure that doesn't happen. Here you go, Lucas. Right. Now you have to mix them. Do it slowly, it's not dangerous. All right. Ignifer, ora puoi creare l'ignifer. Tieni premuto R1 per aprire il menu selezione. Ok. Ah, ecco perché ci facevano raccogliere tutto quello zolfo e gli altri materiali. Attizza le braci. E facciamo che produrlo. So, this is it. Attenzione. Oh, no, no, we're stuck. Not yet. The ignifer, Amicia. It's time. Aim for the ember at the center of the room. Allora, right. Vai. Wow. Perfetto, li abbiamo allontanati. Did I do that? Did I really just do alchemy? Yes. Your mixture is perfect. È pieno, guardate like che roba. Like, you know what? Audrey, you had to create other projectiles. Sono tutti qua attorno. I'd love to. Thank you. I finished my mixes. We have to go back to Laurentius. Amicia, you should go ahead. Allora, aspettate un attimo, perché probabilmente avremo bisogno di altro ignifer. Ok. Ne possiamo produrre due pezzi per volta, eh. Rats, get back. The ignifer. Throw it on the embers. Vai. Ok. Adesso possiamo risalire. Vai, Hugo, corri. There's a lot of them. Laurentius, I'll clear away. Ok, possiamo scendere. Sì, adesso praticamente possiamo accendere i bracieri. Come on. Però mi sa che Laurentius... Leave me alone. Hugo, listen. About earlier, I just wanted to tell you that I'm... Niente da fare. Mi sa che Laurentius ci saluta. Hey, stop. We need you.
Beh, il cavallo ci ha aperto una strada. Pagliai si spengono velocemente. Dobbiamo spicciarci. Vai, 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 vai. Ok, per fortuna avevo prodotto un po' di ignifer. In effetti. Però possiamo fare una cosa. Aspetta un attimo, che ne avremo bisogno. Ok, ne ho prodotti 9. Dobbiamo accendere le pale del mulino. Ce ne sono 2, dobbiamo accenderle, eh. Perfetto. Lucas, this way. Perfetto. Ok, sbrighiamoci. Sbrighiamoci, sbrighiamoci, sbrighiamoci. Vai, 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 vai. Mamma mia. Sono aggressivi, eh. Per un pelo, ragazzi. Veramente per un pelo. Abbiamo appena appena fatto in tempo a conoscerlo, Laurentius. Ok, abbiamo completato anche il capitolo 4. Il bottino dei corvi invece è il titolo del capitolo 5. Rieccoci qua. Stiamo navigando in mezzo al fiume, in mezzo alla nebbia. Non si vede nulla, eh. Lucas? Yes. What does he have in his blood? There's an old story. It tells of the Prima Macula. The alchemists say it was the first corruption, and that it silently travels in the blood of certain families. But something happened. The Great Break, and the macula awoke in Hugo's blood. But what will it do to him? The macula cares for neither good nor evil. It evolves with its host. To change things. The world. You know, your mother and Laurentius were trying to help your brother. But they failed. No. I think they just ran out of time. This is it. Dove siamo arrivati? Ok, possiamo sbarcare. Hugo, wake up. Come on, we'll walk from here. It'll warm you up. If we follow the aqueduct, we should arrive at Chateau d'Ambrage before nightfall. What's that noise? Nothing. It's just frogs, Hugo. Frogs? He seems well. Ok. Let's keep our fingers crossed. Allora, Lucas ci ha spiegato anche un attimo che cos'ha Hugo. Direi che possiamo terminare questo episodio di A Plague Tale. Qua, gran bel episodio, è successo veramente, veramente di tutto. Abbiamo beccato l'Inquisizione, siamo scappati dai ratti, abbiamo conosciuto Laurentius, che poi però ci ha lasciati pure lui. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su A Plague Tale. Alla prossima, ragazzi!